Ha presentato Mario Soldati e la gioia di vivere, ma Torino forse ha finto di non accorgersene, ha dimenticato Soldati? Vedremo, perché il ventennale della morte è il 19 di giugno, quindi io non voglio incolpare nessuno prima del 19 di giugno. Se vedo però quello che è accaduto al Salone del Libro e in altre occasioni, certamente Soldati è stato cancellato dalla memoria di questa città in modo del tutto ingiustificato, perché Soldati è stato un grandissimo torinese, non nel senso del provincialismo però, nel senso di sentirsi un torinese che guardava oltre le Alpi, guardava oltre le colline. Quindi forse guardava troppo in là, era troppo internazionale per una città che forse quelle volte è troppo chiusa ancora. Ma la vera vocazione di Torino, la grande vocazione di Torino è, a mio modo di vedere, quella internazionale, perché noi lo vediamo d'altra parte. Il momento in cui le sorti della Fiat si sono scisse con le sorti della città, la città si è ripiegata su se stessa. La Fiat rappresentava un elemento internazionale nella vita di questa città. Mentre invece adesso è solo internazionale, non è più Torino. Eh sì, cioè sostanzialmente non ha più un legame con questa città, ecco. E secondo lei Torino l'ha lasciata andare, Fiat? L'ha lasciata andare e Torino e la Fiat ha abbandonato questa città, cioè direi che le responsabilità, le scelte, io non dico neanche responsabilità, le scelte sono avvenute in quel senso lì, ecco. E allora come può Torino tornare, una Torino che si lamenta della perdita dell'occasione olimpica, che si aggrappa all'idea del Torino, come può tornare ad avere un ruolo internazionale? Bisognerebbe chiederlo alla signora Appendino. Direi che la signora Appendino dovrebbe essere la prima persona a rispondere, ma mi pare che non risponda con i fatti, perché ad esempio ingessando la ZTL fino alle ore 19 dà un contributo alla provincializzazione di questa città, non certo alla sua apertura. Ecco, è una visione molto, direi, inaccettabile. Ecco, bisognerebbe chiederlo al sindaco, non alla sindaca, al sindaco. Questo per la politica. E la classe dirigente e o produttiva della città cosa può fare? Guardi, io non penso che possa fare molto. Certamente non c'è più un ceto intellettuale, questo un ceto pensante, ecco, io non lo vedo più. L'università non rappresenta più un punto di riferimento di questa città. Quando io leggo oggi che il rettore dell'Università di Torino e il rettore del Politecnico di Torino andranno a sfilare con il Torino Pride domenica, vedo che c'è qualcosa che non va, con tutto il rispetto, sia ben chiaro, nel senso che li vede, gay, tutto il rispetto, nel senso che li vede uscire da un ambito accademico. Sì, non riesco più a capire che senso abbia, cioè dovrebbero forse andare anche a altre iniziative, ecco, più importanti di quella, ecco. Va bene.